Buongiorno, buongiorno e bentrovati in questa edizione di Mattino 6, venerdì 27 ottobre 2017. Stiamo per ripercorrere le notizie principali, i fatti salienti della giornata di ieri e lo faremo attraverso i quotidiani locali, le prime pagine delle testate nazionali anche rivedendo come sempre alcuni dei servizi realizzati dalla redazione del Tg6. Possiamo partire subito con la nostra rassegna. e andando a sfogliare Le prime pagine dei quotidiani locali, intanto con le quattro edizioni del Centro. Qui siamo eh, sull'edizione di eh, Pescara. L'apertura: morte eh, sul lavoro, due condanne. L'incidente avvenne nel 2015 a Francavilla. operaio di 47 anni cadde da 15 metri. Sotto la testata: eh, fatti nazionali. Intanto per la eh, politica passa il Rosatellum, legge elettorale: sì, del Senato e Grasso lascia il PD. E poi ancora Banca Italia, il Premier Gentiloni. Visco il nostro candidato si va verso la conferma del governatore. A centro pagina la fotonotizia per questo derby in famiglia, si gioca in questo fine settimana a Roma-Bologna, famiglia di Francesco nel pallone, tutti con Eusebio, ma la moglie tifa per il figlio. Ed ecco qui... Anche un'immagine passata quando Di Francesco era allenatore del Sassuolo e affrontava il Bologna del figlio Federico, ora invece è Roma-Bologna. In famiglia. Di Spalla, Pescare, il comune premia 27 commercianti storici. In taglio medio aveva 76 anni. Addio, a Colaci, storico direttore del lavoro. Sempre a Pescara, ecco i vincitori del premio Borsellino 2017. Fronte Sanità, CGL: nelle Asle c'è carenza di personale. L'avvertenza, Oniwell, oggi il colloquio ministero-azienda. Dossier. In regione 85.000 stranieri e 3.500 rifugiati. E poi in basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano di Tanna quando la Miss spiazza il luogo comune, la Miss Miss Italia, che quando era ragazzina fu volontaria nel terremoto Aquilano. Avanti ancora e vediamo eh, l'edizione successiva che è quella di Chieti, l'apertura la, è la stessa, morte sul lavoro, due eh, condanno per eh, dire caduto da un'impalcatura, altri due giudizio per omicidio eh, colposo. E poi eh, di eh, spalla eh, ex carichieti accordo sul piano industriale. Pittrice Teatina eh, scomparsa eh, da eh, 18 giorni e poi per il calcio. C'è da segnalare come per Vastesecchietti sia una domenica con grandi sfide. Poi ancora andiamo a vedere l'edizione di Teramo del centro Possisma: più poteri ai sindaci. Il commissario Paola De Micheli visita Teramo e assicura i soldi. Ci sono. E poi in taglio medio, sparì 40 anni fa, preziosa maiolica rubata restituita a Castelli. L'avvertenza. All'Atria oggi si torna al lavoro dopo un mese a Giulianova, comune debito di 900 mila euro con la eh, provincia. Eh, poi eh, l'edizione eh, Aquilana del eh, centro sotto processo per l'elettrodotto. Ad Avezzano finiscono nei guai 150 residenti contrari all'installazione dei eh, tralicci. A eh, eh, L'Aquila Caruso, il Presidente della provincia, dice il Liceo Cotugno, l'anno prossimo a eh, Pettino sempre all'Aquila, Smart City c'è l'accordo comune Ateneo e a Sulmona poliziotto aggredito da un detenuto vediamo ora la prima pagina del messaggero Abruzzo questa è l'apertura Sanità, 2000 posti vacanti l'allarme della CGL a rischio il funzionamento delle ASL e centinaia di precari l'assessore Paolucci interessi di parte, la verità e che stiamo facendo i eh, concorsi. E poi eh, sotto la eh, testata eh, possiamo eh, leggere a eh, Pescara eh, tre giorni di follia e poi in carcere picchia l'agente eh, penitenziario. ecco qui, un eh, tunisino. E poi eh, urbanistica, Pescara, bonus ai palazzi di qualità, nuova soluzione per la metropoli. E per lo sport, eh, l'ex Iaconi spinge Zeman in B, fa ancora la differenza. Il DS già a Brescia e a Pescara presenta la sfida di domani all'Adriatico. Il Boemo non ha ancora inciso, ma lo farà. I biancazzurri eh, favoriti. E poi eh, di eh, spalla eh, per la politica Forza Italia la sicurezza eh, invernale è solo un eh, bleffi. I consiglieri regionali Febbo e Sospiri contestano i piani di eh, D'Alfonso. E poi la eh, fotonotizia, Honeywell eh, bloccati i tir, continua la eh, protesta degli operai nella sede di uh, Atessa. E poi in taglio medio Sisma, Brucchia e la De Micheli, abbiamo bisogno di scuole, eh, chiesti prefabbricati al commissario per la eh, ricostruzione. E poi mh, in basso leggiamo il personaggio, una eh, pennese alla eh, Casa eh, Bianca. Si eh, tratta... Di eh, Nadia Shadlow, eh, nata da padre medico americano e madre eh, abruzzese, appunto originaria di eh, Penne. E andiamo avanti con la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo, che apre eh, così il governo fonderà i due crateri, il Commissario De Micheli a Teramo per annunciare la sburocratizzazione della eh, ricostruzione. Sotto la testata, Isola del Gran Sasso, contravventazioni selettive, vigile urbano a processo. Adesso, ventunesimo colpo dell'anno, salta in aria il bancomat di Castel Castagna contro i licenziamenti, Atria sospende lo sciopero per la eh, trattativa. E poi la fotonotizia Abruzzo multiculturale nella nostra regione, in base a un dossier. 1 su 15 è straniero. poi diversi eh, richiami mh, di eh, spalla. Leggiamo ad Ancarano: mh, tre patteggiano per il rogo alla Ital Pannelli. Giulianova il cantiere svuota i negozi di Corso Sauro. A Roseto degli Abruzzi Urbanistica, affidata al professor eh, Di Rico. E poi troppi dubbi alla scuola Noè. Lucidi: i genitori pretendono risposte da sindaco e, e tecnici. In basso ancora la eh, politica. Dopo il congresso del PD, D'Alfonso da e Ginoble. Nemici, amici per lo sport, eh, calcio, eh, l'attacco non funziona, il Termo pensa già al giovane eh, Cappelluzzo. Lasciamo uh, i quotidiani locali, le prime pagine, ci torneremo tra poco, ora solita parentesi con le principali notizie che uh, arrivano dal nostro uh, paese e non solo attraverso le uh, testate nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera che apre uh, così uh, Banca Italia, l'incarico. Avvisco, Gentiloni indica il suo nome nonostante il no di Renzi e durerà sei anni eh, la lettera in via nazionale, oggi gli ultimi passi formali, il Consiglio dei Ministri e il eh, Quirinale. E poi eh, sotto la eh, testata leggiamo giretti su eh, la 7, la eh, domenica sera eh, sfiderò eh, eh, Fazio e poi ancora per la eh, politica sì, definitivo la nuova legge elettorale, Grasso a sorpresa abbandona il eh, PD. E poi c'è il eh, commento eh, di eh, Federico eh, Fubini, politica e banca è la scelta giusta eh, per il eh, Paese. Eh, scendiamo in basso ed ecco la eh, fotonotizia, eh, eh, che posto all'uomo il eh, Papa parla con lo spazio, eh, grazie astronauti ci eh, rappresentate. E possiamo andare avanti e vedere la prima pagina della eh, Repubblica che apre eh, in questo modo Banca Italia lo strappo gentiloni Renzi grasso PD irriconoscibile me ne vado il governo mh, per il visco bis prevale la linea del colle il segretario Dem faremo emergere le responsabilità il presidente del Senato dopo il varo del Rosatelum è un partito che mina le istituzioni non ci sto più e poi mh, di eh, spalla l'America che crede ancora in Trump per 9000 chilometri negli Stati Uniti che l'hanno eletto e continuano ad amarlo comunque c'è un reportage poi a centro pagina l'intervista a Boeri che va all'attacco di politiche e sindacati usano le pensioni per motivi elettorali una controriforma che penalizza i giovani costretti a lavorare fino a 75 anni ed oltre poi in basso leggiamo anche Tim la pace francese si sì, al Golden Pass Um, parla il numero uno De Pierfontaine e poi lasciate che i ragazzini tornino a casa da soli, fedeli all'ultima polemica a scuola. Avanti con il messaggero, ehm, resta visco sfida sulle nomine, Gentiloni d'accordo con Mattarella propone la conferma del governatore a Banca Italia, Renzi non condivido e rilancia su Consob il Consiglio di Via Nazionale difendere l'autonomia. E poi ancora eh, in, eh, sotto la testata, gli ultranti semiti, Lazio, Lotito è stato sleale, doppia inchiesta della Federcalcio, nel Merino l'audio della sceneggiata, il presidente ora rischia la eh, squalifica e poi ancora il nuovo acquisto Roma, altro infortunio per Karlsdorff, stagione eh, finita. Eh, torniamo alla eh, cronaca, eh, lo facciamo con la eh, fotonotizia Sisma, sindaci in campo contro i ritardi Macantone, dice dovete solo firmare gli atti, lavori fermi a un anno dal terremoto in Umbria. E Marche, e poi sempre in taglio medio c'è la legge elettorale. Grasso lascia il PD e tratta con Bersani. Approvato il Rosatello al Senato. Verdini è merito mio. Ora Iussoli il colle dice firma eh, dovuta. Avanti, e siamo al fatto quotidiano che apre così eh, per noi la pensione slitta a 67 anni. Ma PD e Forza Italia vogliono il vitalizio a 63. Nuovo emendamento. Di Sposetti, Malan e Zeller al eh, Senato. Sotto la testata eh, si vota a marzo: Grasso vol, molla idem, Verdini no, approvata definitivamente la nuova legge elettorale. Poi la nomina: Banca Italia, il capolavoro di Renzi, Visco dimezzato, ma riconfermato: vincono Gentiloni. E il eh, colle, poi in basso, eh, Sicilia: eh, l'antimafia, colpa del CSM, la Bindi, impresentabili, niente lista eh, prima del voto. Proseguiamo con la stampa strappo di grasso, il PD senza futuro, lite sulla fiducia per la legge elettorale, scelte che imbarazzano le istituzioni. Lascio il gruppo Banca Italia, Gentiloni impone la conferma di Visco e Sfida Renzi, il segretario non condivido. Ha approvato il rosatellum. Verdini dice merito mio, ma il premier ringrazi. Franceschini, bisogna tornare all'Unione. La eh, fotonotizia: Piemonte sconvolto da 15 giorni di incendi, fiumi senza acqua e agricoltura in crisi nel nord-ovest, la siccità eh, peggiore da eh, inizio Novecento. Eh, la prima pagina del Tempo, il Rosatellum sono io. Verdini scrive: Il Tempo, il leader di ala decisivo sulla riforma elettorale, mi fanno passare per uomo nero, ma la verità è che ho salvato il paese. Poi qui c'è la lettera scritta al Tempo da Verdini. E poi la fotonotizia: Lazio, ecco le prove: il responsabile comunicazione dei biancocelesti. Razzismo sì, ma su di noi ora vogliamo i danni avanti con eh, libero quote Rom nella polizia ennesima eh, follia, ehm, follia eh, dell'Europa, ehm, ecco qui eh, risoluzione ehm, dell'Europarlamento, incoraggiare l'assunzione di eh, nomadi eh, tra i membri delle forze dell'ordine nei mezzi di informazione pubblici, garantendo ai loro rappresentanti posti perfino nel CDA della TV eh, di Stato. E poi la eh, fotonotizia, salviamola dalla leucemia, Elisa ha 3 eh, anni e 50 giorni. Ehm, per non morire. Avanti siamo al sole 24 ore, BCE di mezza il QE ma lo prolunga, euro in caduta sotto 1,17 dollari, borse in rialzo, calano gli spread periferici, Draghi ridisegna la fase espansiva, da gennaio gli acquisti passano da 60 a 30 miliardi mensili fino a settembre 2018 e anche oltre. Anche sul sole 24 ore trova spazio questa notizia, Banca Italia, secondo mandato a Visco, subito in agenda l'audizione in commissione d'inchiesta banca e la battaglia europea sugli NPL. La lettera di Gentiloni indica solo il nome del governatore, oggi Consiglio Superiore della Banca e CDM, poi il decreto di Mattarella. E proseguiamo con il giornale, l'apertura. Eh, indagati i poliziotti che fermarono i teppisti. Violenze no expo a Milano. In o global distrussero la città nel 2015, nessuno in cella, invece gli agenti accusati di calunnia rischiano il posto. C'è la legge elettorale via i giochi per il voto. Centrodestra alla conta dei collegi. Rosatellum ha approvato grazie a Verdini, Grasso lascia il PD, è partita la eh, campagna. E poi in basso lo studio shock sul paese che verrà, i migranti ci rimpiazzano in 15 milioni nel 2050. Il mattino eh, sì, al Rosatellum grasso lascia il PD, il Presidente del Senato passa al gruppo misto e tratta con MDP, Banca Italia il governo conferma eh, Visco e poi eh, per lo sport Mazzola Mertens pensiero e azione gol da mh, antologia eh, avanti ancora siamo al eh, manifesto il eh, soglio di Pietro a poche ore dal voto finale sulla legge elettorale il Presidente del Senato eh, grasso si dimette dal PD in polemica con la camicia di forza dei voti di fiducia, la sinistra ehm, eh, applaude e lo vuole eh, leader. Sotto la eh, testata Gentiloni Visco è eh, il mio eh, candidato. Eh, andiamo eh, avanti con eh, la prima pagina eh, della eh, Verità che apre così colpo eh, di mano su Soli e fine vita. La maggioranza con Verdini e Bersani approverà a suon di fiducia le due leggi in vista degli italiani. Il Presidente del Senato insegna il trucco per zittire le opposizioni. Renzi, Renzi spera di riconquistare i voti della sinistra in vista delle elezioni ma rischia di eh, schiantarsi. Eh, e poi ancora... In eh, taglio medio, eh, ministro e rettore eh, della sapienza muti sul prof dei film eh, porno gay, Freddi eh, dritto. per me una lezione di analisi o una pellicola hard sono eh, pari. E andiamo a chiudere con la prima pagina di eh, Avvenire, la precarietà uccide. Un piano per l'Italia. Francesco e Bassetti aprono la settimana sociale, la dignità del lavoro al centro della prima giornata a Cagliari. Il presidente CEI basta chiacchiere politica eh, miope Possiamo tornare ora ai mh, quotidiani eh, locali e dunque andiamo a sfogliare le pagine del eh, centro. Lo faremo fino a, alla a fine della prima parte di mattino 6. Siamo a pagina 2 eh, sul eh, centro. Sanità in Abruzzo, la CGL. Le ASL sotto organico rischio per il personale eh, precario. Il sindacato, davanti alla commissione consigliare, vanno riviste le linee guida della regione. Paolucci, allarme senza Quote e riserve di legge per la stabilizzazione degli interni. E poi in basso si parla di porti: c'è l'accordo adriatico-tirreno intesa tra le autorità portuali di Ancona e Civitavecchia per il corridoio Est-Ovest. E proseguiamo su pagina 3, eh, eh, sempre sul, eh, sulla vicenda della sanità di cui abbiamo eh, letto dell'allarme della CGL, la risposta dell'assessore Paolucci, e i 5 Stelle attaccano tre aziende sanitarie con i conti non a posto la Giunta rinvia i documenti di eh, programmazione. E poi ancora vertenza eh, Oniwell, oggi il colloquio eh, Ministero-Azienda, eh, nuovo incontro tra Calenda e il governatore D'Alfonso, continua lo sciopero dei lavoratori, eh, tensione ai eh, cancelli. Uh, un camion fermato um, all'ingresso, al suo interno anche un legale che ha chiamato le forze dell'ordine per effettuare il uh, rifornimento. In uh, basso uh, maltempo i comuni sono senza risorse. La denuncia dei consiglieri di Forza Italia uh, Balducci. I soldi uh, ci sono, le gare uh, possono uh, partire. Avanti ancora. E eh, eh, andiamo alle eh, pagine eh, di eh, Pescara della cronaca di Pescara ecco qui che ci siamo si parla ancora di sanità, concorso congelato, le infermiere furiose, al bando per 13 posti hanno risposto 606 candidati ma l'ASL ha rinviato il test, le candidate siamo penalizzate, sono 5 anni che lavoriamo fuori regione e poi in basso, attenti a reclutare falsi professionisti l'IPAS li vi chiede L'aumento dei controlli dopo i casi delle due infermiere senza titoli né abilitazioni. Nella pagina successiva c'è la replica del manager della Asle di Pescara Mancini, era a rischio la segretezza della prova. Il manager parla di non inviolabilità del sistema per giustificare lo slittamento e la CISL denuncia troppi ricoverati e pochi addetti, così aumenta la mortalità. Avanti ancora, eh, Colaci, morte eh, improvvisa, addio al eh, direttore del lavoro. Scompare a 76 anni, lo storico dirigente che guidò prima Chieti e poi Pescara. I funerali stamani alle ore 10 nella eh, chiesa di eh, Sant'Antonio. E poi mh, la cronaca corre per strada, investito dal bus, incidente in corso Vittorio Emanuele, 36enne ricoverato in gravi eh, condizioni. E poi un arresto e nove indagati. La polizia scopre un giro de, di coca sull'asse. Eh, Pescara eh, Teramo Avanti ancora, eh, Alpi, Grasso e eh, la Torre, ecco i simboli della eh, legalità. Eh, premio mh, Borsellino: domani la cerimonia finale in comune. Riconoscimenti a figli e madri di vittime delle mafie: eh, c'è eh, l'imprenditore eh, Saffioti. E poi eh, in taglio medio: Naiadi e Club Acquatico, e scontro: negato l'accesso ai tesserati, manca la documentazione. Fustinoni è eh, intollerabile. Restiamo a Pescara a 27 attività storiche, il premio della città. Siete la nostra forza. Lacrime e ricordi alla cerimonia di consegna delle targhe. Cuzzi, con il lavoro in 50 anni avete superato ogni difficoltà. E qui c'è la griglia che va a. a... a esprimere insomma quelle che sono le attività, indicare le attività che sono state eh, premiate, le 27 attività mh, storiche. L'evento in eh, comune, la storia di Iqbal conquista gli studenti, l'ho scritta per voi, centinaia di ragazze all'incontro in con D'Adamo, autore del libro sul bambino che si eh, ribellò allo sfruttamento, l'evento si è tenuto in comune a eh, Pescara. E ora siamo alla eh, pagina di eh, Montesilvano con la cronaca colpo nella notte buco nel muro per entrare da troni rubati telefonini il ladro solitario elude il sistema di controllo del punto vendita specializzato ma l'allarme eh, scatta mh, durante eh, la eh, fuga e poi di spalla eh, nuova eh, Pescara eh, con mh, Di Stefano gruppo misto si allarga il eh, fronte del no eh, eh, a Francavilla torna l'allarme erosione dopo la prima mareggiata. I titolari degli stabilimenti del litorale nord lamentano i primi danni. Padovano della Sib, insufficienti 950.000 euro per curare i eh, problemi della eh, costa. E poi a eh, Spoltore, eh, call center chiude: in 40 a casa, licenziati senza preavviso tutti i eh, dipendenti dell'Arca Voice. Avanti ancora, eh, siamo a eh, Popoli, sindaci e associazioni convocati per eh, salvare l'ospedale di Popoli, il Movimento per la Salvaguardia della Santissima Trinità, eh, preoccupato per la carenza di, med di medici. Vertice oggi mh, alle 17 all'hotel Side eh, per presentare una proposta di legge in difesa della eh, struttura. E siamo alla pagina di eh, Chieti tragedia sul lavoro morì dopo un volo di 15 metri in due condannati a 5 anni l'incidente a gennaio 2015 a Francavilla al Mare costò la vita ad un operaio dire, di 47 anni provvisionali da 10 50.000 euro altri due imputati in rinviati a giudizio per omicidio mh, colposo e a Lanciano ruba a casa della vicina morta arrestato il 51enne si era introdotto nella casa dell'anziana ma i vicini hanno allertato i eh, carabinieri. Poi eh, in basso, mh, ancora cronaca, vasto nei guai per le comparse eh, truffate, eh, inflitti nove mesi a un selezionatore di attori mai pagati per un film. Poi a Lanciano, abusò della fidanzatina 13enne 22enne condannato a due anni, riconosciuta la eh, minore eh, gravità. Uh, pagina Aquilana, e siamo in uh, Marsica, elettrodotto, 150 contestatori nei guai, RFI trascina in tribunali residenti contrari ai tralicci e chiede di annullare l'ordinanza del 2010 che tutelava la uh, salute. E poi a uh, Celano ferito a uh, bastonate, arrestato l'aggressore, il uh, commerciante di Ovindori finisce nei guai per aver picchiato un giovane uh, in uh, centro. E siamo alla pagina di eh, Teramo, ecco qui terremoto e mh, aiuti. I soldi per ricostruire ci sono e i comuni avranno più poteri. Il commissario Paola De Micheli risponde alle sollecitazioni degli amministratori del cratere, annunciata la pubblicazione di Vademecum che spiegheranno come applicare le norme. La zona franca eh, si può estendere alle ditte individuali, ma le tasse sospese si, sospese si dovranno pagare. La priorità è far partire i lavori sulle case B. E allora sulla eh, visita del commissario De Micheli eh, ieri a Teramo, il servizio del TG6. Dopo vari rinvii per motivi istituzionali, arriva finalmente a Teramo il sottosegretario Paola De Micheli, nuovo commissario straordinario alla ricostruzione. Ad attenderla, nella sede dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione in via Cerulli Relli, i sindaci del cratere, ai quali la De Micheli ha spiegato le novità sui finanziamenti e agevolazioni post terremoto. In sintesi, il commissario ha annunciato l'accorpamento delle pratiche del Sisma 2009, non ancora concluse, con quelle attuali. Il finanziamento per 800 opere pubbliche nel perimetro del cratere e a parti celeri utilizzando la procedura dell'invito e non del bando. Credo che sarà una novità per il cratere del 2009, proveremo soprattutto su alcune parti delle opere pubbliche ad accelerare esattamente con la stessa procedura che introdurremo per il 2016. La procedura pubblica che oggi vorrei illustrare con un po' più dettaglio, diciamo così, ai sindaci nuova prevede un aumento dei soggetti attuatori e quindi non più. Solo un soggetto attuatore unico nazionale. Questo per consentire di avvicinare il punto di organizzazione della gara al punto di realizzazione della gara stessa, non solo in termini geografici, ma proprio in termini istituzionali. E poi l'introduzione per tutte le opere pubbliche che ritenremo strategiche, strategiche, quindi le 400 già previste dall'ordinanza di Errani, più quelle che negozieremo insieme ai territori con i subcommissari. Altre opere pubbliche di una mh, prossima ordinanza da qui eh, ai primi giorni dell'anno, ecco su queste 800 900 opere pubbliche potremo applicare la procedura negoziata. Per quanto riguarda l'adeguamento sismico delle scuole, tema assai caro a cittadini e istituzioni, Paola De Micheli ha spiegato che sono a disposizione ingenti somme da parte del MIUR, ma che i sindaci devono attivarsi per la progettazione e per poi partecipare ai bandi. Abbiamo già stanziato le risorse sia per gli studi di vulnerabilità ma anche per dei progetti eh, diciamo così specifici. Sapete che c'è un eh, bando aperto del MIUR sul quale eh, ci sono tanti soldini eh, perché devo dire una cosa, se c'è una grande novità rispetto al passato è che oggi su questi temi i soldi non mancano, quindi bisogna riuscire a, a fare velocemente eh, le progettazioni. Ripeto, questa è una parte che non riguarda direttamente il commissario, ma i sindaci sanno e il sindaco di Teramo in particolare sa che su questa partita tutta l'assistenza, considerato il mio ruolo anche di governo, ci sarà e verrà eh, e verrà anche esplicitata, diciamo così, eh, in atti formali. Ci sono, è aperto il bando e quindi i, partecipate devono, i sindaci devono partecipare. Ma intanto, come procede la lavorazione delle pratiche da parte dell'ufficio regionale per la ricostruzione dopo gli oltre 5.000 sopralluoghi effettuati solo nel comune di Teramo? E che conta oltre 5.000 sfollati, piuttosto a rilento. Andiamo a chiudere la prima parte con quest'ultimo titolo sulla pagina terramana del centro. Castelli restituita antica maiolica rubata 40 anni fa, ritrovata dai carabinieri durante il controllo del catalogo di una casa d'asta lasciata in eredità da una donna romana. L'opera faceva parte dell'ingente bottino di un furto messo a segno nei locali del municipio. Nell'agosto del 1977 di quei 120 pezzi ne sono stati ritrovati solamente 20. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, prima però le previsioni del tempo e dopo la pubblicità ci ritroveremo con la seconda parte di Mattino 6. Di nuovo buongiorno alla seconda parte di Mattino 6 che riprendiamo sfogliando le pagine del Messaggero Abruzzo e anche in questo caso in primo piano c'è la sanità, le spine della salute. Sanità. I sindacati eh, dicono 2.000 eh, posti vacanti nelle ASL, la CGL, eh, ca le carenze comportano tagli e accorpamenti nei reparti, a rischio la stabilizzazione dei precari, riunione con eh, l'assessore, annunciate eh, forme di protesta anche riguardo il surplus di lavoro in alcuni eh, settori mh, assistenziali. e Poi in eh, basso o radioterapia, 6 eh, milioni per i nuovi eh, macchinari. Uh, andiamo uh, avanti. Eh, siamo alle pagine di eh, Pescara. Eh, bonus edilizi ai palazzi di qualità. Semplificazione e rigenerazione urbana, i principi ispiratori delle nuove eh, norme. Emilia Fino. Avremo una visione di città. Premi di cubatura a chi demolisce e ricostruisce edifici rendendoli antisismici e con la più alta eh, classe energetica. Le parole dell'assessore Civitarese, assessore all'urbanistica della città di Pescara, sa come definite altezza massima di 20. 25 metri per governare lo skyline. Il consigliere Ivano Martelli esalta il lavoro in commissione, oggi in aula il decreto sviluppo. In basso metropoli di taglia media, dall'Imu la soluzione per l'area urbana pescarese, l'istituto eh, nazionale di urbanistica promuove le 30 città medium size come bersaglio degli eh, investimenti. E poi di eh, spalla, export in eh, Cina più facile con eh, Unicredit e eh, Marco Polo, imprese abruzzesi al forum eh, della banca con il centro estero delle Camere di eh, Commercio. Allora, vediamo eh, il servizio su questo forum. Oggi c'è in Camera di Commercio a Pescara questo importante appuntamento per parlare di uno dei mercati emergenti per il nostro mercato, quello cinese. Appuntamento organizzato dall'Istituto Estero delle Camere di Commercio e da Unicredit. Quali sono gli sbocchi? Durante questi dieci anni di crisi abbiamo capito una cosa di sicuro: che si sono eh, irrobustite e salvate le aziende che hanno allargato il loro mercato. Ora, tra i mercati potenziali, quello più Interessante, quello più importante, quello più enorme di tutte è, è la Cina. Ed è interessante perché dopo tanti anni di, di, di attività come dire, eh, subita da parte della Cina, perché ci ha inondato di prodotti a scarsa valore, a scarsa qualità, ma anche a bassissimo prezzo, oggi si è creata lì in Cina una classe media numerosa, circa 100 milioni di persone che ovviamente vogliono consumare, vogliono consumare prodotti di qualità. E i prodotti italiani sono, così come tutto il mondo, quindi anche lì sono considerati prodotti molto appetiti e molto appetibili. Siccome noi abbiamo una struttura di aziende piuttosto piccola come dimensioni, eh, questo come dire, crea una sproporzione tra eh, le dimensioni del mercato e le dimensioni dell'azienda. Quindi bisogna cercare di organizzarsi in qualche modo attraverso... Eh, Piattaforme logistiche, attraverso piattaforme elettroniche, attraverso fare rete, insomma bisogna creare le condizioni per consentire a una serie di piccoli di poter andare in Cina, perché se ci si riesce e una volta che ci si arriva e ci si installa è la soluzione del problema. Ancora le pagine di Pescara del Messaggero 27 botteghe entrano nel club delle attività storiche albergatori, ciclisti, balneatori tra i pionieri dell'economia che hanno ricevuto targa e riconoscimento dal eh, comune Vito Mazzara e Maria Pia Ballone tra i più anziani, aneddoti e foto Cuzzi e la vera eh, fabbrica di eh, Pescara e poi in taglio medio Cioccolandia, Shopping e eh, Streghe da domani al 1 novembre ricco carnei di eventi tra zone centrali e eh, Porta Nuova. E, restiamo sempre a eh, Pescara, show sul eh, treno eh, dopo l'irruzione in questura, arresto bis per il tunisino folle, botte a una poliziotta e a un agente di eh, custodia. E scene da Far West sul convoglio Chieti-Sulmona martedì, la gazzarra a Pescara, ora sarà eh, espatriato il eh, tunisino. Ben Ashur Rashed, ecco qui dopo l'irruzione, leggiamo nella didascalia, dopo l'irruzione di martedì in quest'ora. Sempre per la cronaca, mister Cocaina in Manette, l'indagine su un latitante in castra Sergio Morelli, Squadra Mobile Procura lo indicano come referente. Di Cristian Cascini fuggito all'estero dopo una eh, condanna. Andiamo eh, avanti, eh, eh, lo abbiamo letto in precedenza. In eh, prima pagina, Nadia la pennese di ferro nella eh, security di eh, Trump alla eh, Casa Bianca. Avanti ancora e eh, siamo alle pagine eh, dell'Aquila. Centro turistico, caos, nomina di Denardis non è eh, legittima, il parere espresso dal collegio dei revisori della municipalizzata, ma il problema è il bilancio che viene sonoramente criticato, non è degli amministratori delle partecipate. Poi ancora di spalla, concerto di Noa costretto a emigrare a Pescara, sofferta decisione della Barattelli per la mancanza di spazi che possano contenere un grande pubblico. E poi ancora in basso a eh, Pizzoli, eh, altro eh, viadotto semidistrutto da un mezzo ingombrante. L'ANAS costretta a porre il senso unico alternato lungo la, la statale eh, 260 che eh, passa sopra il eh, cavalcavia. E restiamo sempre nell'Aquilano, ma andiamo nella Marsica ad Avezzano, appalti e Mazzette, l'inchiesta si allarga. Secondo indiscrezioni starebbero via via emergendo pesanti responsabilità di personaggi politici di caratura regionale. La Marsica e i suoi comuni per ora centrerebbero poco, potrebbero essere subito coinvolte anche altre. Eh, Il pubblico ministero ricorre in Cassazione e decisa opposizione del Magistrato alla eh, remissione in eh, libertà. Avanti eh, siamo alle eh, pagine di eh, Chieti, Ateneo, Tirocini bloccati, gli studenti protestano, professioni. Sanitarie Raccolte firme a ostetrice e tecniche di laboratorio, docenti e tutor sono in sciopero per i mancati pagamenti della ASL. Il direttore dell'azienda sanitaria, entro 15 giorni, problema risolto, interviene il rettore Sergio Caputi. I ragazzi, vediamo cosa dicono: noi schiacciati da interessi di altri, così si compromette l'immagine d'Annunzio. E poi di spalla morte in cantiere e condannati altri due a processo. Lo ha deciso il GUP Luca Deninis per la morte a Francavilla di un operaio caduto dal ponteggio. E andiamo ora a parlare della vertenza Oniwell, Gli operai bloccano i tir, alta tensione davanti ai cancelli della vicina Travaglini, costretti al dietrofronti i camion venuti a caricare forniture. I dipendenti hanno alzato un muro umano e l'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Non permetteremo che componenti e pezzi vengano portati all'estero, dicono i lavoratori in sciopero. E a Vastoursi, a Palazzo di Giustizia, in arrivo il giudice Picalarga e il PM Pecoraro, la pianta organica torna quasi al completo e continua la lotta contro la chiusura della struttura. Eh, pagine ehm, Teramane, ovviamente anche in questo caso in primo piano la visita del commissario De Micheli. Sisma, Brucchi alla De Micheli, abbiamo bisogno di scuole. Il sindaco chiede al commissario di mandare dei moduli prefabbricati. C'è l'impegno dell'invio di un MUSP da utilizzare come eh, struttura Giolli, eh, eh, Tra i temi eh, toccati anche quello delle case Ater. Il governo verificherà se i soldi stanziati sono stati utilizzati. Poi eh, sempre per la cronaca leggiamo di spalla non fu estorsione, scagionata Equitalia. Due eh, funzionari avevano intimato il pagamento di un credito che era stato eh, dichiarato eh, prescritto e poi eh, a Castelli la preziosa maiolica restituita al eh, comune il San Girolamo era stato rubato mh, 40 anni fa è stato recuperato dai carabinieri a Viterbo e poi un'altra vertenza quella eh, dell'Atria a Sant'Atto sospeso lo sciopero per favorire le eh, trattative la decisione dopo il tavolo ministeriale gli operai confermano tuttavia lo stato di eh, agitazione e mh, sulla costa eh, teramana Giulianova ospedale è spuntata un'altra beffa, non può ripartire il, ehm, tele, il servizio della terapia del dolore per mancanza di anestesisti nel reparto di rianimazione, impianta organica due nuovi medici ma uno immediatamente è stato trasferito a Santomero e a Teramo. Invece c'è il surplus, il segretario del PD Filipponi annuncia battaglia il 30 ottobre nell'incontro eh, con eh, D'Alfonso. E poi a Tortoreto vigili urbani stagionali è in arrivo la proroga. E poi ancora leggiamo in basso a quattro lavoratori socialmente utili inoltre il comune ha aumentato. Il Monteore settimanale. Lasciamo il messaggero, andiamo a sfogliare ora le pagine della città, il quotidiano della provincia di Teramo, ovviamente tiene ancora banco e guadagna grande attenzione la visita del commissario De Micheli e riavvicineremo i due crateri. Il commissario annuncia novità su Zona Franca, appalti di edifici pubblici e sulle scuole striglia i sindaci a progettare per uniformare le procedure sulle ricostruzioni 2009-2016, il commissario annuncia un sensibile snellimento eh, burocratico. E poi ancora eh, quanti eh, dubbi eh, sulla, eh, Noè, eh, sui lavori alla Noè lucidi, il comitato dei genitori inchioda sindaco e tecnici con una eh, serie eh, di eh, domande. A pagina 7, eh, ecco qui, eh, festa di compleanno strafottente per il corso. Le associazioni di categorie eh, brindano e tagliano la torta per il secondo anno di cantiere che doveva eh, durare eh, otto eh, mesi. Allora, vediamo il servizio su questa eh, strana festa di compleanno. Tanti auguri Corso San Giorgio. Oggi compiono due anni i lavori di rifacimento del pavimento della via principale della città di Teramo. Nel cronoprogramma presentato dall'amministrazione comunale l'intervento sarebbe dovuto durare solo 400 giorni al massimo. E invece tutto è ancora approssimativo e a farne le spese il commercio che lentamente muore, ma che con ironia ha deciso di festeggiare. È una festa al contrario. Perché normalmente una festa di compleanno significa un punto di arrivo, quando si festeggia per esempio il primo anno di un figlio è la festa del primo anno di vita perché si incomincia a camminare, ci sono prospettive di vita. Qui purtroppo dopo due anni di lavori... Quindi il secondo anniversario dell'inizio perché iniziarono nella terza decada di ottobre del 2016, due anni fa, i lavori non sono ancora ultimati e più che prospettive di vita c'è prospettiva di morte, di morte delle attività commerciali, che molte già sono decedute, infatti per il corso abbiamo oltre 10 negozi sfitti, mai ricordate nella storia dal dopoguerra ad oggi. Che questa è la colpa del, dei lavori del corso. Sì, secondo me il 99% è della responsabilità dei lavori del corso, perché mai ricordato negozi sfitti in questa quantità. Del Quanto porto. è costato questo corso? Questo corso, tutto l'appalto, comprese la eventuale realizzazione di corso dei Michetti, 3 700 e passa mila euro, quasi 4 milioni di euro. Perché dicono che adesso a seguito di questo tipo di colorazione, pare fra l'altro la cosa eh, detta di specialisti pare che non vada bene nel tempo che debba essere trattato questo corso per evitare assorbimenti di macchie di olio e quant'altro quindi intorno ai 4 milioni di euro tutto compreso anche corso dei Michetti. Sempre sulla città Atria sospende lo sciopero per trattare, i lavoratori danno un forte segnale di buona volontà per scongiurare i licenziamenti. Eh, poi eh, la BCC eh, dona una preziosa turbina ai teramani, l'Istituto di Castiglione e Pianella, vicino al territorio, dopo la grave emergenza neve eh, di eh, gennaio. Questo è una, un momento della eh, consegna della eh, turbina. Uh, poi le notizie dalla uh, provincia, uh, salta il uh, bancomat della BCC di Basciano, corpo numero 21 in provincia di Teramo a Castelcastagna. Um, Castel I ladri uh, fuggono con 12.000 euro. Uh, non è stato utilizzato il classico esplosivo incuneato nell'ATM, ma con tutta probabilità una bombola di acetilene da saldatura ha danneggiato lo stabile, compreso un negozio e le case ai eh, piani eh, superiori. Sempre dalla eh, provincia siamo a Montorio, il congresso PD spacca la maggioranza montoriese, cinque consiglieri formano un gruppo autonomo in rotta con l'amministrazione di Gianni eh, Dicenta. La risposta è il nostro interesse di discutere con tutti coloro che hanno idee nuove a prescindere dal colore eh, politico. Eh, ad Ancarano, eh, tre eh, patteggiamenti per il eh, rogo Italpannelli, condannati i dipendenti e titolari eh, delle, eh, della ditta al lavoro sul tetto del eh, capannone. Gli operai della ditta stavano eseguendo dei lavori sul tetto con una eh, saldatrice. Ehm, proseguiamo e siamo a mh, Giulianova. Il cantiere eh, svuota i negozi del corso, i timori dei commercianti del Lido Giuliese si fanno sempre più eh, concreti. La mh, proposta: i negozianti avevano chiesto di far transitare le auto lungo la via almeno a velocità eh, ridotte. Sempre a mh, Giulianova, tutto pronto per le manifestazioni del 4 novembre. La città celebra la vittoria della prima guerra mondiale e le forze armate a Roseto degli Abruzzi il piano particolareggiato di Roseto affidato a un professore universitario la commissione ha scelto il docente di urbanistica Beniamino Di Rico e poi leggiamo anche il piano serve per avere un rapporto dettagliato sul patrimonio edilizio già costruito in basso per anche a Pineto per eh, l'esperimento SOX, il consigliere di impegno e sviluppo, una battaglia che va eh, oltre i eh, colori eh, politici. E andiamo a vedere ora la pagina dello sport della mh, città, eh, l'abbiamo visto anche in eh, prima pagina, l'attacco non va, il Teramo eh, pensa a eh, Cappelluzzo, la punta del Pescara potrebbe essere una opportunità per Geneo visto l'impiego nullo da parte di Zeman, eh, l'asse col Pescara potrebbe agevolare una trattativa che per il momento però rimane solamente una suggestione. L'arrivo dell'ex Veronese potrebbe risolvere due problemi in un colpo solo. In basso, a proposito di attacco, Asta prova bacio terracino a centrocampo. Davanti c'è Fratangelo in vista dell'impegno contro l'Albino Leff, probabile forfè di Sumare e di... E Amadio lavorano a parte, ma ci eh, saranno. Prima di vedere le altre notizie eh, locali sullo sport, diamo uno sguardo alle mh, testate nazionali, mh, alle le loro prime pagine intanto eh, siamo sulla eh, gazzetta dello Sport eh, che eh, titola eh, bellissima con una a grande finale mh, bellissima la Serie A con Napoli, Inter, Juve, Lazio nello spazio di tre punti con la Tor Scatenati, spettacolo, e stadi più pieni il campionato si fa vincente aspettando eh, la Roma ecco qui le ehm, prime quattro del campionato con i eh, rispettivi bomber mh, Mertens, Icardi, eh, Dybala e immobile e poi ancora in basso le parole di Suso voto da leader a piedi se vinciamo con i bianconeri poi caso Anna Frank lo Tito rischia due mesi per slealtà sportiva e ancora in basso partenza da Gerusalemme Israele invita Papa Francesco al via del giro consegnato al pontefice un messaggio del primo ministro Netanyahu Andiamo a vedere ora la prima pagina del Corriere dello Sport 100% Iguain, il Pipita è ripartito, domani con il Milan cerca il gol numero 100, la Juve ha un asso da giocare. E sotto la testata Mertens punta Diego, un suggestivo parallelo in fiamma il Napoli. Il talento del belga ha già segnato 79 reti a una media di 0.73 gol a partita. Se continua. Così nel giro di un anno raggiunge Maradona a quota 115. Poi di spalla, inchiesta già chiuso, lo titolo rischia il processo. I capi d'accusa riguardano la slealtà sportiva e comportamenti discriminatori. Il club e il patron si difendono. E poi in eh, basso Karzop, um, uh, uh, Shock, rotto il uh, crociato, um, Toro, Mikhailovic, fiducia a tempo, Cagliari e Inter decidono il destino, Morbidelli vinco il mondiale e festeggio al bar di uh, Casamia. A proposito di Mikhailovic, ecco l'apertura di uh, tutto Sport, indietro tutta con Mica, um, Cairo conferma l'allenatore un passo dall'esonero dopo il capo di Firenze, anche per ragioni economiche, ma solo una vittoria col Cagliari può salvare. Si Sfiduciato pure dai giocatori sotto la testata, Ramarico Juve meglio contro Bonucci. E possiamo tornare ora ai quotidiani locali andando a vedere le pagine dello sport del centro. Intanto, con questo suggestivo scontro, lo abbiamo già visto nella prima pagina del centro: era la foto notizia domani. Roma, Bologna, tutti con Eusebio, ma la moglie tifa per il figlio Federico. Padre contro figlio, l'emozione della famiglia di Francesco alla vigilia. Eccoli qua. Federico ed Eusebio Di Francesco e questa è una foto quando Eusebio era calciatore della Roma è mano nella mano con il piccolo Federico e qui Eusebio di Francesco con il papà Arnaldo i parenti sperano in un successo dei Capitolini per motivi di classifica in una rete dell'attaccante. I dubbi di Arnaldo. Il papà di Eusebio, da sempre tifoso rossoblu dalla parte del calciatore, solo mamma Sandra e poi ancora um, altre eh, testimonianze, altre foto di eh, famiglia qui. Eh, padre, madre e i fratelli eh, di Francesco e altre eh, foto e eh, eh, in basso il eh, padre eh, Eusebio, il Bologna non avrà problemi a raggiungere la salvezza, la eh, Roma dovrà vincere per non allontanarsi dalle prime posizioni, queste le, eh, le parole di Arnardo, il papà di Eusebio e di Francesco e poi mh, la, mh, la madre del tecnico, tre punti ai rosso e gol di Federico, loro uguali, no, mio nipote è più calmo, Eusebio era terribile da mh, bambino. Andiamo avanti, eh, eh, parliamo ora di eh, Pescara mh, con il caso eh, Pigliacelli che resta sempre d'attualità, la società tenta di ricucire tra Zeman e Pigliacelli con il Brescia, rientra Capone, faccia a faccia tra Club e Portiere messo fuori rosa dopo lo Screzio col Boemo, Sebastiani proverà a far rientrare il caso, ma l'allenatore ha scelto la linea del fino domani alle 15 in campo contro le rondinelle dell'ex Marino, in difesa Bovo e Zampano verso il rientro, dubbio Culibali. Eh, e poi in basso eh, parla il CT dell'Under 21, eh, Di Biagio che era all'Aquila, Di Biagio strizza l'occhio al Delfino, spero che il boemo torni in A, Zeman è stato il mio maestro, sono stato con lui diversi anni e lo conosco benissimo, monitoriamo diversi elementi tra i quali Del Sole, Valsania e Capone. E per l'eccellenza domenica ci sarà l'atteso derby tra le nobili decadute Chieti, Real, Giulianova, ecco il derby dei presidenti il big match è alle porte, due patroni fanno le carte alla gara il teatino Trevisan non firma per il pari, Bartolini, Tozzi, Borsoi sarà decisivo eccoli Bartolini, il presidente del Chieti, Trevisan e Proseguiamo con il calcio a 5. Il Pescara non ci sta, respinte le dimissioni del tecnico Colini. La società blinda l'allenatore alle 20.30. La sfida con la Latina. Questa pone con la eh, maglia eh, celebrativa. Roseto in ansia, Ogida e Casagrande infortunati, il pivote è stato operato alla mano e il capitano si è procurato una distorsione al ginocchio. Andiamo a chiudere con le pagine dello sport del messaggero Abruzzo. Ehm, e, eh, siamo a questa intervista mh, con il doppio ex di Pescara Brescia, ovvero il DS Andrea Iaconi. Eh, Pescara devi seguire Zeman. Eh, il mister non è ancora riuscito a incidere. Il tempo lavora per lui. Benani fa fatica ad adattarsi, ma è un grande giocatore. Cellino dovrà completare la rosa. Oggi il Delfino è eh, superiore. Finora è stato un campionato eh, molto modesto e uno come il Boemo può fare ancora la eh, differenza. Sul fronte eh, formazione non sarà in campo ma va verso la eh, convocazione eh, che mancava eh, da, da tante settimane il difensore Ugo Campagnaro e poi eh, più drastico il Messaggero eh, per, secondo il quale dopo la lite Pigliacelli finisce sul eh, mercato. Eh, ehm, poi per il calcio a 5 dimissioni respinte, Colini resta al suo posto, eh, il club adriatico solidale col tecnico si è sentito attaccato da chi invece dovrebbe tutelarlo. Eh, eh, siamo all'ultima pagina. Con la situazione di crisi, non solo di risultati del Roseto Basket, perché ci sono anche le tegole Casagrande e Ogide. Il giocatore statunitense è stato già operato ieri alla mano, il capitano si è procurato una leggera distorsione al ginocchio per l'esterno. Si cercherà un recupero in extremis per la trasferta di domenica a Forlì, per la, per la Serie C. Teramo, out, Sumaré, torna a Bacio Terracino e per la serie D Paris applaude l'Avezzano. Ora aspetto il pubblico al De Marsi arriva il Castel Fidardo, rivelazione dell'anno. E poi per il calcio di eccellenza l'allenatore del Chieti Aielli lancia la sua squadra non firmo per il Pari. Sul fronte Real Giulianova replica l'allenatore avversario, quindi Piccioni, che carica il Real Giulianova, una sfida che merita altre platee. Eh, per il rugby, gran sasso, sospiro di sollievo, niente squalifica del campo, e per l'atletica, ehm, per Gaia ehm, Sabatini, arriva la convocazione nella Under 20. Noi ci fermiamo dunque con questo numero di mattino 6, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri notiziari alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Invece mattino 6 torna domani alle ore 8. Io ringrazio Claudio di Giacomo in regia e voi per la cortese attenzione. Buona giornata.